Il Pescara vince di slancio anche a Castellammare di Stabia, trasferta a conti fatti insidiosa solo per la superficie infida del terreno di gioco. Erba sintetica, non di nuova generazione, ma dura e senza dubbio assai ostica a chi, come i biancazzurri, non c'è proprio abituato. Juve Stabia però troppo giovane ed inesperta per creare problemi ad una squadra di gran lunga superiore sul piano tecnico, tattico e temperamentale. Di Giacomo e Nucifora. Ma io mi aspettavo più o meno una cosa simile, perché sono sicuro di questo gruppo e li ho visti durante la settimana più volte. Sono ragazzi convinti, decisi, e quindi mi aspettavo più o meno una cosa simile. Dove può arrivare questo gruppo? Ma realmente? Intanto pensiamo a salvarci. Una volta che avremo in cascina i punti della salvezza, vedremo quante partite mancano e poi ne parliamo. Però quello di domani sarà un giorno molto delicato per le sorti del club. I giorni delicati sono stati tanti. Io penso che anche quest'altro giorno delicato sarà superato alla grande dal Pescara. E così è sempre ottimista. Così il Pescara batte Cufi 3-1. 4-1, un po' di... Perché indica me? No, perché mi è vicino. Comunque è contento, sì. Io sono contento, certo. Mi dispiace. La vatta è quella portafortuna. Mi dispiace per i gufi, però comunque stiamo dando delle soddisfazioni. Batte sempre sullo stesso tasto. Cambiamo argomento, è sempre la stessa cravatta, quella del stessa cravatta. L'antigufo. La cravatta antigufo, arrivederci. La partita, da una parte il 3-5-2 disegnato da Capuano, nel quale spicca il giovane Stefano Di Berardino, classe 87, prodotto del vivaio biancazzurro ma di proprietà della Juventus; dall'altra il 4-4-2 riproposto da Franco Lerda, l'unica variante rispetto alla debordante vittoria sulla San Benedettese rappresentata dall'impiego di Sansovini in luogo di De Lucia. Un 4-4-2 comunque offensivo grazie alla duttilità di Micco, che negli spazi si traveste da attaccante. Al quarto d'ora, al primo vero affondo, è clamoroso l'opportunità costruita dai biancazzurri. Sansovini sfida proprio Micco, che spreca così tutto solo davanti a Trini. La Juve Stabia risponde al 18° sugli sviluppi di un fallo laterale, gran destro di De Rosa, Indiveri ben piazzato neutralizza. Pescara Sornione attende il momento giusto per mettere a nudo i limiti tattici della sprovveduta formazione di Capuano. 21° intelligente Micco, strepitoso Simone Felci, splendido esterno da fuori con effetto a rientrare Trini, forse sorpreso ma prodezza di alto profilo balistico. Qui il Pescara si siede un po' con fare sussiegoso, si limita a controllare la partita, che invece nasconde qualche insidia di una certa consistenza tra il 32° e il 34°. Salvano Indiveri e Fortunato prima dell'incredibile palo a portiere battuto colpito da Fusco. Indiveri si ritrova il pallone tra le mani. Nell'intervallo Capuano ridisegna la squadra. Un centrocampista in meno, una punta in più e Varo del 3-4-1-2 con Caputo alle spalle di Fusco e Longobardi. Cambi che non sortiscono però i desideri del tecnico campano. Quel che cambia invece è ancora il risultato, merito di Sansovini, che con lo zampino del solito Micco si accentra e scaglia questo fendente angolato su cui Trini nulla può. 0-2, match definitivamente in discesa, che diventa addirittura una passeggiata di salute al 25°, quando Leone, sostituto di Caracciolo, calcia il pallone che, deviato da un avversario, mette Felci nelle condizioni ideali per esplodere il diagonale del 3-0. Pratica archiviata e grande soddisfazione per l'ex giuliese tornato finalmente a recitare da protagonista. Il resto è mera accademia. La Juve Stabia prova a rendere meno pesante il fardello, ci riesce al 35°. Cross di Pisani, sfortunata deviazione di Nicola Di Liso che spiazza così Indiveri. Allo scadere invece del recupero, De Lucia, subentrato a Sansovini, servito da Leone, impatta bene di testa ma lambisce di un niente il montante. Ma per quanto visto sarebbe stata una punizione eccessiva anche per la modesta Juve Stabia.